La quarta edizione di Io Vino va di scena presso il prestigioso Palazzo Ruspoli di Cervetri, una due giorni malgrado il brutto tempo che ha visto una buona partecipazione di pubblico. Arrivano dalle regioni di Marche e Campania le cantine presenti, territori dove si producono ottimi vini. La kermesse è stata caratterizzata da seminari in cui si sono scoperti i segreti per produrre un buon vino con le testimonianze dei produttori. La nostra azienda si trova a Iesi, in provincia di Ancona, è un'azienda di famiglia, un'azienda verticale come amo chiamarla io, produciamo vini bianchi soprattutto e vini rossi. Realizziamo i vini rinomati, quelli più conosciuti della nostra terra, Fiano di Avellino, Greco di Tufo, l'Irpini Aianico e il Taurasi. Noi produciamo appunto l'Asprino di Aversa, un vitigno autoctono dell'agro aversano. È un vitigno che fu portato dai Romani dopo dei viaggi di conquista in Grecia e fu impiantato in varie zone della Campania. I nostri come azienda, proprio come Fosso degli Angeli, noi abbiamo dei vini che tra virgolette lavoriamo per l'invecchiamento, quindi proponiamo sempre comunque vini con qualche anno sulle spalle. Produciamo vini che hanno un forte timbro mediterraneo, insomma. Nei nostri vini noi usiamo principalmente Fiano e Aianico come vitigni, Fiano per il bianco e Aianico per i rossi. Che vino producete? Parlando del Massico Bianco, Rosso e Riserva. Siamo un'azienda che è nata nel 1800. Una manifestazione il cui lavoro è stato molto intenso, come ci ha riferito Manilo Frattari. Sì, anno per anno cresciamo piano piano e vediamo sempre Marche e Campania, perché facciamo due focus su dei vitigni autoctoni, uno campano ed uno marchigiano, e andiamo ad esplorare queste realtà. E abbiamo dei produttori che ci seguono dal primo anno e questo per noi è grande, fa molto piacere, diciamo. E poi ogni tanto si inseriscono nuove realtà, sempre campane e marchigiane. Stiamo studiando con tutto il nostro team e abbiamo delle novità che non vi sveliamo adesso e sveleremo prossimamente. Alla manifestazione è intervenuta anche la principessa Ruspoli. Io la trovo straordinaria perché sono i nostri prodotti di eccellenza che non sono famosi solo in Italia ma sono famosi anche nel mondo intero. Appuntamento al prossimo anno. Io Vino si svolgerà nella capitale.